quando era la festa di San Maurizio. Qua è aperto. Una cosa interessante, no? Ancora questo, vabbè. Vabbè, pare che saranno tutti alla festa, in teoria. A parte quello che non si sa chi cavolo sia. Ho chiuso la storia del fantasma, io però boh, chissà se... Ma guarda un po'. Il miniatore, quello che viveva dai Gertner. Ah, l'aveva già incontrata lei qua. Quello che si mischiò nella meravigliosa uccisione di quel ratto di fogna del barone. Stavo solo cercando di provare l'innocenza, mio amico. Pensi che mi importi? No, no, assolutamente no. Se un'alluvione travolgesse l'abbazia e trascinasse tutti i monaci nel fiume... Chiapperei l'uomo più vicino e ballerei dalla gioia. Sembra una cosa molto più tosta. Chiapperei l'uomo più vicino, perché? Poteva essere ballerei per la gioia, ma acchiappare l'uomo più vicino... Per affogare, no? Comunque, adesso non è il momento giusto per parlare elegantone. È tempo di invocare il fuoco. E tra l'altro sto riguardando il Trono di Spade, che perché in realtà non ero arrivato alla quinta stagione e basta. E... appunto parlando di fuoco, invocare il fuoco, no? Presente, no? Il discorso di... della strega rossa là. Che tra l'altro lei parla di unico vero Dio, no? Il Dio della luce. Ma praticamente è come il discorso di Satana, diciamo così, cioè è tutto invertito, no? Cioè lui sarebbe il portatore di luce, ma oppure come in quel caso lì è il dio della luce, gli altri sono nelle tenebre, però più cattivo di quello non ce n'è, quindi è un ribaltamento, no? Un ribaltamento come succede anche per il diavolo. Che ribalta la verità, ribalta la realtà delle cose, come più o meno succede oggi in altri ambiti, un po' più importante per tutti noi. Comunque, invocare Auda Ans Mama Percta, ovviamente è pagana lei, è pagana, bla bla. Lo sguardo di Nus Nus Ardain Quest War per ti Ve Ve Nus, non è che mi sta facendo leggere, non è che mi stanno facendo leggere una formula magica che è meglio non leggere. Ah, vecchia strega. Va bene, io vado. Ma ci sei, Matteo? Goditi la serata, Andreas. Vabbè. Se vuoi il mio consiglio, stai alla larga dal bosco stasera. E perché? O ci andremo nel bosco. E non è che ridere troppo gli cade la dentiera o si spezza in due dallo sforzo. Qua c'è lo stampatore, se riusciamo. No, non è lo stampatore, no, è Caspar. Ok, maestro Andreas, guardate quanto è grande il falò, le decorazioni sono meravigliose. Prendono fuoco, ballano tutti nudi stasera, adesso vediamo. Feste pagane, oh, se no che festa pagana, eh. Questa è la vigilia di San Giovanni, un grande evento per Tassi, l'ultima volta che sono stato qui me la sono persa. Non sei mai stata una festa come questa, Caspa? Pure.
Le feste in Norimberga sono molto più grandi, in confronto a quella di Tassia è piuttosto tranquilla. Ok, però magari qua ci sono qualche donna nuda, mentre c'è Norimberga è meglio di no. Vabbè, proviamo questa qua. Ma non ho mai visto nulla di tanto spettacolare. Cosa c'è di spettacolare in un fuoco? Adesso boh, vediamo, perché voglio dire, non ho mai visto un fuoco in vita sua. Posso andare a Falò e vedere i costumi e osservare le raccolte delle erbe, maestro Mahler. Per favore! Molto più piccolo di Norimberga. Va bene. Segui gli altri e non intralzarli. Io sono troppo stanco, penso che andrò a riposarmi. Com'è? Siamo appena arrivati. No, Caspar, è tardi, non voglio rischiare di far arrabbiare l'abate. Torniamo indietro e andiamo a dormire. La scelta di lasciarlo qua. Vabbè, penso che andrò a riposarmi, perché sennò l'altro mi sembra più tragico. È più limitante. Vi prometto che non darò fastidio a nessuno. A domani, maestro. Vai a letto. Ma me la fai vedere la festa, però, voglio dire. Caspita. Che mega festa. Chi ha un fuoco? Mai visto. Non so. Mai visto in tutta la mia vita un fuoco che brucia. Poi vuoi mettere la tizia col cesto in testa? Non è che rischia di andare contro il fuoco e prendere il fuoco anche lei. Niente, comunque peccato, non ci sono donne nude. Vabbè, sera Andreas. Lì, ti piace il falò? L'abbiamo messo a punto per bene quest'anno. Grande e robusto. Un po' di benzina non ce l'hai. Un'ottima creazione, Carl. Ottimo lavoro, un po' di polvere da sparo anche. Non è imponente. Che palle. Boh, cioè, sono qua per insultare la gente. Sì. Certamente sono feste pagane. Ma che poi si chiama pagano semplicemente quello che c'era prima del cristianesimo. Cioè, voglio dire. E abbiamo già discusso in parte di questo fatto. Comunque, non rischiamo ulteriormente. Tanto ho dato proprio il titolo all'episodio: Disquisizioni filosofiche su fede e vita, mi pare. Episodio, boh, qualche episodio fa. Un'ottima creazione, Carl. Ottimo lavoro. Ah, per me. Vabbè, non entriamo in certi argomenti, perché sennò potrei andarci pesante, e meglio di no, visto i tempi che corrono. Perché sennò ci sono alcune feste da guardare su YouTube, alcune celebrazioni da guardare su YouTube che ti fanno riflettere su com'è la realtà. Comunque, magari. Magari ti manderò un messaggio, ok? Un'ottima creazione. Non è imponente come quella che avevo. Un'ottima creazione. Ve l'ho ricordato. Cosa devo insultarlo? Cioè, non capivo. So che non è paragonabile al posto a cui vieni. Vioni, attenzione. Ma diamo comunque il massimo per celebrare la luce che ha preparato la strada al nostro Signore. Senza falò non riusciva a raggiungere il pianeta Terra. Anton, ti ricordi Andreas Mahler, il maestro artista? Sì, l'ho visto in giro per la città. Figliolo, sì, educato. Beh, perché è stato maleducato, cioè. Salve maestro Mahler. Come state? Bene, grazie, giovanotto. Bene, immagino non ho passato un gran bel periodo a Norimberga. Questo sì che è un ragazzo ben educato, fa come gli viene detto. Come Marti. Dai. Non ricorda questo, che abbiamo adulato il padre in pratica. Non sempre. È un po' mascalzone, intendiamoci, ma è intelligente e ha buon cuore. Cose che gli piace nascondere dietro quel suo ghigno attivaccio. Da cattivo.
Beh, oh, ti prendo in parola. Papà, la smetti. Sei facilmente irritabile, proprio come tua madre, ovviamente. Come lui, come sua madre. Come sta Elena? Non partecipa al falò? Allora che ne pensi della festa, Anton? E ci chiediamo, come sta Elena? Non partecipa al falò? Sì, sarà quella che verrà bruciata, la strega che verrà bruciata per l'occasione. Ti raggiungerà più tardi. È andata con Marta a immergere i piedi nel ruscello e a raccogliere fiori per le ghirlande. E beh, allora devi... Chiaramente, ascolta, chiaramente se devi salire sul fuoco devi avere i piedi puliti, perché sennò sporchi il fuoco, magari poi... Magari con la polverina lo spegni e abbassi leggermente l'intensità, non va bene. È importante rispettare le tradizioni. Io non sono uno, in quel senso lì, non sono uno che difende le tradizioni, cioè il folklore, quelle cose lì, ma non sono mai stato. Hai ragione, soprattutto con i tempi che stiamo vivendo. Pure, ghirlande, immergersi in ruscello, non sono usanze pagane. Non è così, Andrea. San Giovanni, il precursore, cammina per le strade di notte, benedicendo qualsiasi porta con una corona su di essa, e l'abbiamo visto prima, ma ecco il tipo sveglio e intelligente, ma non è morto, come può andare in giro di notte? Velo tra il mondo degli spiriti e il nostro è più sottile in queste notti. Ogni tipo di spiriti se ne andrà in giro. Questo potere che Dio può offrire ai suoi discepoli più amati non può, è una sorta di figura retorica. È sul padre. No, stronzo, cosa dice mio figlio? Non si dicono queste cose. E poi diciamo, ascolta, Anton, sai che Babbo Natale non esiste. Ah! Dai. Quelli malvagi, demoni e diavoli, diavoli al plurale, non ne ho mai visto nessuno però, peccato. E non dovrai, se stiamo attenti, ragazzo mio. Il falò li spaventerà con l'aiuto del Signore. È per questo che abbiamo le ricorrenze e i festeggiamenti. A proposito, che ne pensi della festa finora, Anton? Va bene, immagino. Va bene, ma va bene. Mi piacciono i fuochi quando sono accesi, le montagne brillano come le stelle. Ma i fuochi? I fuochi spenti? Che fuochi sono? Mi piacciono i fuochi quando sono accesi. Questo parlava fuochi in cartolina. Che cosa vuol dire? Mi piace la luce quando c'è, non so. Tu, quando non c'è non mi piace la luce. Infatti non c'è la luce, c'è il buio. Però... Non mi piace quando la gente diventa ubriaca e chiassosa con l'avanzare della notte. Si scatenano risse e tutto il resto. Allora, il resto potrebbe essere interessante, le risse un po' meno. Dipende da cos'è quel resto, quel... Adesso lo stiamo traviando, dai. Ma tuo padre tiene lontani i problemi, sì? Oh, qualcuno in particolare. Qualcuno in particolare, ok. Beh, Non tanto ultimamente, ma prima Martin si metteva spesso nei guai. Una frase un po' scritta male. Anton ci vede lungo. Martin è diventato un tipo affidabile da quando è tornato, ma a volte beve troppo. Ecco, da quando è tornato, dove cazzo è stato? Punto di domanda. Ultimamente si è calmato. Sai, prima era un po' stronzo. Pitinin. Modera il linguaggio, ragazzo. Dio non vede di buon occhio i blasfemi. Dire stronzo a Martin è blasfemia, non ho capito. C'è qualche confusione in testa col termine. Queste sono parole tue, papà. Non citare me, cita le scritture piuttosto. È meglio per la tua anima.
ascolto tuo padre, Anton. Questo verrà ricordato. Tra l'altro abbiamo fallito più o meno tutto, no? Finora abbiamo fallito tutte le check, i controlli. Lo farò, già lo faccio. Gesù. E cosa ho appena detto? Farti sentire la tua madre. Ah, vabbè, se lo dice così allora non è convincente, voglio dire. Cosa ho appena detto? Poi si mette a ridere. È un'approvazione in pratica. Beh, ti lascio tornare ai festeggiamenti. È stato un piacere, più tardi, va bene, arrivederci. Più il tempo che passiamo qui, Dio ti benedica, arrivederci, tutte le gentilezze, le formalità che... Ricita. Ehi, Marda, ma Mardin. Merdin, ehi, Merdin. Guarda chi c'è. Buonasera, Andrea. Andrea, spero, ci starebbe anche Mardin. Andrea, spero che tu abbia intenzione di rimanere per la festa. Cioè, ci tiene addirittura che stiamo qui alla festa? Certo che rimarrà, nessuno se la perderebbe, soprattutto dopo che voi ragazzoni avete costruito un falò così bello. Non è ancora bruciato, non è ancora raso al suolo. Un ragazzone come me farebbe qualsiasi cosa per te, Colombella. Oh, santo cielo. Mi sta colando il miele dal monitor. Non ho potuto farne a meno. Mi fissi con sguardo assente. siamo gentili. Brigitta, Mardin, vedo che siete in vena di festeggiare. Il cibo, i fuochi, le danze. Una notte davvero... spettacolare. La musica dov'è? Tra l'altro. E per onorare l'anniversario della nascita di San Giovanni, una veglia per colui che ha pavimentato la strada. Certo, certo. E avrebbe voluto che tutti fossero di buon umore e avessero la pancia piena. Parla di... Fortunato? È stato così fortunato ad avere la testa tagliata? Era un eremita che vagava nel deserto, si nutriva di locuste e miele selvatico. Probabilmente non sarebbe stato d'accordo. Vabbè, cioè mangiava quello che trovava, non è che gli faceva schifo banchettare, voglio dire. Del bene non dispiacerebbe neanche a me, se capisci cosa intendo. A chi non piacerebbe? Ora non riesco a smettere di pensarci. Quindi risponderà alla chiamata di Otto e andrà nella foresta? No, non voglio guai. Ce ne sono già abbastanza in giro. Quindi noi andremo a cacciarci nei guai? Giusto, sento dire che hai la tendenza a metterti nei guai tra alcol e risse. Risse? L'apparato di alcol? Anche se lo hai sostenuto prima durante il suo discorso. Poi Brigitta, non raccogliete le erbe, proviamo questo. Rompiamogli le palle come sempre. Si esprime su ciò che è importante. Ma come ho detto, personalmente non mi interessa provocare l'abate. Siamo persone timorose di Dio, Andreas. Ah, per quello. Ok. Mi fa piacere che tu sia ragionevole di cosa stai discutendo con Otto quando ti ho visto nei prati. Ma che fica naso. Ma Padre Gernò è un cretino e merita tutto questo. E le liste tra ubriachi sono incluse in quella pietà. Vabbè, sentiamo questo, se ci risponde qualcosa. Oh, niente di importante. Andreas, per favore, basta con questi discorsi e siamo qui per festeggiare. Io e Martin balleremo fino a quando le gambe ci sorreggeranno, giusto? Non me lo perderei per nulla al mondo. Bravioso, vi auguro una buona serata. Altrettanto, a più tardi. Poi. Dobbiamo salire Till. Allora, maestro Mahler, sera Till, ti diverti la festa? Moltissimo. Infatti ce l'ha la faccia, sta divertendo.
Sì, certo che il miele intendeva quello. Il miele che sgorgava da... da qualcos'altro, però. Sì, infatti... Ecco, questa qua sorride un po'. Anche Brigitta, francamente, sembra triste. Cioè, si divertono tutti, ma non si diverte nessuno in pratica. Moltissimo for... Che cazzo si è scritto? Forse? Forse mi sento un pelino vecchio per il lato più attivo delle celebrazioni, ma mi piacciono gli spettacoli e i... Vecchi? Buoni, cuoni, cuori. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto secondo te? Suoni? Cioè, i suoni dei passi che ci stanno rompendo le palle da 5 minuti? E il checchiericcio? Sapevi che la parola per il solstizio d'estate risale ai romani? So che tu non leggessi il latino, vabbè, poi ve l'ho sentito, non è che... Ho imparato alcune parole nel corso degli anni e ho ancora la mente per riuscire a mettere qual metterne qualcuna insieme. Lì c'è scritto metterze, boh, mettere. Ammirevole, devo ammetterlo. Non è niente, maestro, male. Principalmente proverbi e parole sporadiche, appunto. Solo titium. Questo periodo dell'anno il sole sorge più in alto per molto tempo e poi rimane lì. Prima di scendere di nuovo. Un'allegoria appropriata per il grande arco. Ma non posso scegliere. Questo qui è un fonte illeggibile, guarda. Grande arco cosmico dell'umanità. Si sale e si scende. Ma per compensare, che sembra che sia scritto per compensare a questo, si balla, si salta, si canta, gioia e allegria. Anche lì sembra che ci sia allegrizia tra un po'. La gente sembra euforica. Dove? Anche se non credo che lo stesso valga per la Battleger, no. Anzi, se la gente qua è euforica, l'Albatager noi è ancora più incazzato dell'Acher Rosiger. Ma tutto questo può davvero tenere lontano il declino? Vediamo. Lui deve diventare sempre più grande, mentre io devo mettermi da parte, disse Giovanni Battista. Un limite tra i tempi stati e una nuova era a venire. Il sole svanisce ogni anno solo per tornare, almeno non sta mai male, no? Va, il sole va a riposare, quindi non sta male perché riposa abbastanza. Che cosa vuol dire? No, è vero, a volte sembra che vada avanti in eterno. Non proprio, però. Nulla dura per sempre, maestro Mahler, tranne il nostro Dio in cielo. Vorrei poter leggere di più a riguardo. Beh, con l'abbazia che vende i libri della biblioteca. Spero di poterne prendere un po' per me, ma sembrano essere troppo costosi. Sembrano, non è andato a controllare. Cioè, a priori è costoso, quindi. Klaus e le sue stampe si sono rivelate più utili e un po' più economici. Sembra tutte storie interessanti. Questo significa che hai letto 12 articoli? Proviamo questo un attimo. In effetti sì, maestro Mahler. Beh, non ho capito tutto, il testo era in latino. Era di un romano di nome... Cioè, boh. Quella è una Z a casa mia, cioè... Sembra che ci sia scritto Sabone. STZA Bone? Strabone? Ma che cosa c'è scritto? E riguardava la... anche perché non mi viene in mente un nome. E riguardava la geografia, ecco perché l'ho notato.
Non credo di aver avuto la possibilità di leggere nulla di suo. È stata una lettura piuttosto complicata, devo ammettere. Sì, come complicato come leggere te. Il libro parlava di molti tipi di... a barbari? Quella è una... cioè, perché quella è una R? Ma quella è una Z, che è R? Oh. Tra cui anche la tribù dei Reti, di cui ho letto anni fa. Avevamo già letto questo. I Reti erano un'antica popolazione tribale stanziata sulle Alpi orientali. Dopo la conquista romana, i Reti divennero fedeli sudditi dell'impero e gran parte della loro cultura andò perduta. Forse l'avevamo già letto. Mi sembra di sì. Il popolo che viveva in questa terra prima dell'arrivo dei Romani. Andiamo a questo posto. Atium. E lo descrisse come un insieme di baracche di fango abitato da gente ostile e bellicosa, interessata solo alla caccia e ai combattimenti. Chissà come mai hanno poi religioni pagane brutali. C'era qualcosa riguardo Mannue e i suoi figli, ma non sono riuscito a capirne molto. Sai che mi sono tentato, cioè ormai non possiamo cambiare font, ma questo è il font più difficile che abbiamo letto finora. Ad ogni modo, quando arrivarono in Romagna, la maggior parte dei locali venne cacciata. Alcuni vennero catturati per lavorare nei campi, nelle miniere. Cosa che facevano probabilmente già. Cosa è successo alla niente, del posto? Cosa stavano estraendo? Sale, immagino. È la colonna portante di questa terra, miniere di sale. Cosa è successo alla gente del posto costretta ad andarsene? Non ne ho idea. Immagino che dopo i Romani furono cacciati quando il loro impero iniziò a cadere a pezzi. Forse i barbari tornarono. Erano davvero le stesse persone o nomadi provenienti da altrove? Immagino che non lo sapremo mai. Anche questi due, quelli due sotto lì. Sembra che stiano confabulando un complotto di omicidio. Però si stanno divertendo. Grazie per la breve lezione di storia, ti lascio tornare ai festeggiamenti. Divertiti stasera, maestro Male, era più tardi. Cioè, questi due, che adesso non sono zoomati, ma c'hanno una ghigna. Vecchio Peter. Lui poi non parliamo, eh. Buonasera Andrea, se è bello vederti qui. Nonno, guarda chi c'è. Lei ha ancora uno sguardo dolce. L'altra è un po' divertita, questo qua ha uno sguardo dolce, anche se siamo un po' straviga, ma... eh? Oh, l'artista, sei ancora nei paraggi? Ho pensato di rimanere a godermi i festeggiamenti. Poteva dire, ho pensato di rimanere a vedere finché non crepi. Sto aspettando la tua morte. Va, e la chiami una festa? No, io no. Gli altri dicono di sì. Non hai ancora visto nulla. Ah, sì? Non hai intenzione di raccontare di nuovo la storia, vero? Voi bambini dovete imparare la memoria, altrimenti Percta vi abbatterà. Vedi come sono gentili questi dei. Ah, si tratta della caccia selvaggia? Vecchio Peter, non sono sicuro che questo sarà interessante. Sentiamo, ma... sì, si avvicina. Anche in Witcher si avvicinava. Ascolta il mio avvertimento. No, ti stai agitando di nuovo, non fa bene alla tua salute. Dai, fallo agitare, che così vediamo la sua morte. Diretta. Sciocchezze, posso sopravvivere a qualsiasi bastardo da fuori. Che c'entra il bastardi là fuori? Dunque, dove ero? Regolare. Vabbè, la caccia selvaggia. Sì, hai portato la tua maschera? No, i baffi, la barba non va bene. Ma mi dispiace, non sapevo dove portarne una. Non sapevo doverne portare una. Bah, quanti sciocchi devo sopportare. Le maschere devono proteggerci mentre rispediamo le streghe e gli spiriti sul sentiero di Petra. Unisce tutti gli umani che trova nei boschi alla vigilia di San Giovanni, perché solo le streghe possono girarsi nella natura selvaggia. Vabbè, quindi ci dobbiamo andare assolutamente. Chiunque venga catturato sarà trasformato in animale.
Nessuno tranne un sacerdote può riportarti indietro. Oh no, essere ridotti in una mera resistenza bestiale. Oppure. Devi poter immaginare una punizione peggiore. Diciamo questo. Ah, un triste destino. Resta in casa stasera e se vuoi uscire rimani alla luce del fuoco di San Giovanni. Almeno San... Santa Sazia. I patroni di Tassi, Sazia era una donna pagana del luogo che si convertì in... Sì, sì, no. Rifornì di cibo, sì, avevamo già letto. E le donne raccoglieranno le erbe, a prescindere da quel bastardo di un abate. L'ha detto a sottovoce quello, però. L'importante è accumularne un po' per l'inverno. Grazie per avermi insegnato di più sulle tradizioni. Ah, hai visto che ha annunciato il DLC di Forbidden West? Grazie per me. Una storia fantastica. Ah, no, ho tentato il complimento, non mi sto bene anche questo. Scorbutico. Ehi, hey, Yorg. Prendi un po' di quelle ceneri dopo che il falò si è spento. Cosa le vuole mangiare? Va bene. Cosa servono le ceneri? Devono essere sparse in tutto il giardino. Assicurano un buon raccolto. Io credenze. Ovviamente la gente città non ne sa un bel niente. Non dire così, nonno. Che tra l'altro le cene dovrebbero essere proprio inerti, sostanzialmente. Cioè, chimicamente non danno assolutamente nulla, mi sembra. Poi, ora che la storia è finita, ti stai godendo la serata, Andreas? Come no? Un branco di rompipalle. Ho parlato con altre persone qui, molto illuminante. È il momento migliore per trascorrere il tempo con i tuoi amici. Hai sentito qualcosa di interessante? Allora, non c'è musica, non c'è birra, che io non bevo, ma normalmente non c'è birra. Non ci sono balli nudi, non c'è niente. Hai sentito qualcosa di interessante? Pettegolezzi, voi due siete come quel carbonaio nella foresta, l'ercio, proprio lui. Sempre ficcare il naso negli affari degli altri. Sono stato anche invitato a cena con l'abate, immagino che le chiacchiere non si fermino mai. L'ercio è un po' curioso ma è un bravo uomo. Ignorano, sei stato divertente sentire cosa pensa la gente della vigilia di San Giovanni. Difendiamo l'ercio. A meno non è un bastardo come l'abate. Penso che abbiamo approfittato abbastanza di Andrea, se non è vero? Ma sì, stavo pensando di buttarmi nel fuoco, infatti. Goditi i festeggiamenti notturni a più tardi. Ok.